A Senise si è svolto un incontro pubblico alla presenza dell'assessore regionale all'ambiente, Francesco Pietrantuono, per discutere sulla vicenda di Tempala Petrosa, vale a dire l'istanza di permesso di ricerca idrocarburi richiesto dalla multinazionale francese del petrolio Total per un'area che attraversa tre province, Potenza, Matera e Cosenza, una decina di comuni e un territorio di oltre 400 km quadrati. In questo territorio esistono siti di interesse paesaggistico e strategico, uno fra tutti l'invaso di Monte Cotugno, un'area ricca di agricoltura di qualità e tra le altre cose il centro Trisaia di Rotondella. Elementi questi che da soli dovrebbero poter blindare il territorio da tali richieste. Il problema è che l'iter, cominciato nel lontano 2007, è arrivato ad un pronunciamento recente del TAR che ha accolto il ricorso della Total contro la deliberazione della Regione Basilicata di bocciare il permesso di ricerca di Tempala Petrosa. Faremo ricorso al Consiglio di Stato perché abbiamo adottato all'interno di un procedimento amministrativo che era la richiesta di valutazione ambientale, un obbligo di legge che riguardava l'articolo 38 dello Sblocca Italia, che diceva alle regioni di dover chiudere il procedimento entro il 31 marzo, cosa che abbiamo fatto e riteniamo di averlo fatto bene. Poi non c'è stata una comunicazione formale di ritiro del procedimento alla regione, quindi bisognava chiudere quel procedimento e l'abbiamo chiuso con un giudizio negativo. Quindi riteniamo di poter fondare con robustezza un ricorso al Consiglio di Stato. C'è poi invece la parte più strutturale che riguarda la nuova richiesta, perché di nuova richiesta si parla, che è il titolo unico, di cui non c'è ancora il procedimento, non è ancora aperto il procedimento perché in realtà c'è una partita molto più ampia che come Regione stiamo giocando con il governo e con il MISE rispetto al disciplinare che detta le modalità di rilascio di questo titolo concessorio unico. È quindi una partita molto più complessa, pertanto siamo ancora in una fase, diciamo, di discussione delle regole di gioco, quindi quel procedimento non c'è. Mi sento di consegnare a questa comunità e a quest'area una tranquillità, diciamo, robusta. La tranquillità c'era anche nel 2012 quando tutti i comuni si opposero alla regione, poi l'accusa è quella di un'azione un po' tardiva da parte della regione Basilicata, perché è avvenuta prima in realtà dell'avvento, cioè dopo, mi scusi, in realtà dell'avvento dello Sblocca Italia. La regione ha fatto ricorso subito dopo. Come mai non l'ha fatto prima? No, perché lo Sblocca Italia che ha dettato implicitamente un'accelerazione. Perché lo Sblocca Italia ha modificato la disciplina della valutazione ambientale, riportando la competenza a livello centrale, a livello statale. Lo Sblocca Italia, nella fattispecie di cui stiamo discutendo, diceva alle regioni vi dovete esprimere entro il 31 marzo, altrimenti la valutazione passa al Ministero. La Regione ha semplicemente accelerato quello che gli diceva di poter fare l'articolo 38 dello Sblocca Italia. Quindi non c'è un ritardo, anzi, nell'ambito di quella legge che molti cittadini conoscono, di cui si è molto dibattuto, che portava anche a un accentramento della valutazione ambientale, la Regione ha provato a giocare un ruolo importante e quindi a chiudere i procedimenti regionali fin tanto che fosse stato possibile. La presenza di un invaso come quello di Monte Cotugno, l'area circostante, anche un'area protetta, quella del Pollino, le aree SIC, e tra l'altro quanto conterà la presenza di un sito delicato come può essere quello dell'ITREC, si parla anche di sicurezza nazionale, inserirete tutto questo all'interno dei prossimi procedimenti, dei prossimi provvedimenti che prenderà la Regione? No, ripeto, noi faremo il ricorso al Consiglio di Stato perché riteniamo che quell'atto fosse, diciamo, fondato in maniera robusta, l'atto di bocciatura della valutazione ambientale, ma in realtà nella sostanza la nuova richiesta di Total non c'è proprio il procedimento non c'è, perché a livello nazionale rispetto all'articolo 38 e quindi ai titolo concessorio unico bisogna ancora arrivare al disciplinare per la procedura di rilascio di quel titolo, quindi non c'è ancora il procedimento. Presenti per la verità pochi amministratori, oltre Senise che ha convocato l'incontro anche gli amministratori di Colobraro, Valsigni e Noepoli tra quelli dei comuni coinvolti.
Una garanzia, quella arrivata da Pietrantuono, che se da un lato ha favorito un clima di rassicurazione tra i sindaci presenti, dall'altro non ha convinto l'opposizione del gruppo consiliare senisese del Movimento 5 Stelle, che ha espresso un no figlio di una storia regionale che dimostra quanto il petrolio, si è detto, abbia impoverito invece di favorire la crescita dei territori da un punto di vista demografico ed economico. Io mi sento tranquillo, lo dico qui e ritornerò qui qualsiasi, diciamo, ogni volta che mi chiamerete, anche a me che ce la faccio, perché a parte, diciamo, i procedimenti lunghi, noi nel poco tempo riusciremo a chiudere il piano paesaggistico, il piano di tutela delle acque, il piano della sostenibilità, che sono gli strumenti che ci consentiranno dal punto di vista delle valutazioni ambientali e paesaggistiche di dire no, ma non motivati a questo tipo, diciamo, di ulteriori ricerche. Quindi questa è la storia. Dopodiché è chiaro che in un clima diciamo, di sfiducia anche per errori commessi, non c'è dubbio, non li metto in dubbio, anzi consegno sempre a me stesso una pratica di umiltà molto forte, qualsiasi cosa uno dice, diciamo, non viene creduta fino in fondo, ma io mi sento di poter dire che in particolare su questa richiesta non solo non c'è, diciamo, per verità non c'è ancora il procedimento aperto, ma abbiamo tutte le condizioni, anche perché sul piano paesaggistico abbiamo accelerato, abbiamo aggiudicato venerdì la gara all'aggiudicatario dell'impresa per completare il piano entro 2 mesi. Entro fine di quest'anno noi avremo il piano paesaggistico, che sarà strumento di difesa eccezionale. La stessa cosa sarà per il piano di tutela delle acque, cioè recupereremo tutta una serie di strumenti di pianificazione, per cui, diciamo, sarà quasi. Ci consentiranno, ma da accordo chiuso, diciamo, dalla regione con il governo, di liberare la regione Basilicata, molte aree da interessi, o di olio, o di gas, perché lo consegno qui come riflessione. Se noi recuperiamo tutti i permessi di ricerca, ne abbiamo forse, diciamo. Abbiamo 17 nuove istanze vigenti, ne abbiamo 7. 17 nuove istanze più 7. Cioè sostanzialmente c'è una strategia che poi, diciamo, è tattica, non è strategia, che da 20 anni vede una sorta, diciamo, di ipoteca di aree da parte sempre delle stesse compagnie. Quindi quello che dobbiamo fare in realtà è robustire i nostri strumenti di pianificazione, liberare quasi definitivamente molte delle aree della Basilicata da queste, diciamo, richieste di nuove ricerche. E quest'area, per i motivi che il sindaco ha detto e anche per altri, per la vicinanza del sito di Rotondella, per la diga, basta andare sul portale del piano paesaggistico e vedere la qualità dei vincoli che ci sono su quest'area.